C'è un pasuk nella parsha di questa settimana che mi ricorda il grande saggio Talmud Kohelel, nato in Babilonia quasi 2000 anni fa. Era un famoso leader e un grande studioso di Torah, una delle figure più importanti della storia ebraica. Quando era giovane si recò in Terra Santa e lì ha studiato con i saggi di Gerusalemme. Veniva da una famiglia povera, ma era uno studente brillante che alla fine venne nominato a capo del grande Sinedrio, il sistema giudiziario ebraico nella terra di Israele. Hillel, seguendo l'esempio del fratello di Mosè, Aronne, il sommo sacerdote che amava e perseguiva la pace, amava tutte le creature e le avviciniva alla Torah. La grande umiltà e pazienza di Hillel sono illustrate in questa ben nota storia. Il Talmud racconta di una persona che voleva convertirsi all'ebraismo. Prima andò dal collega di Hillel, il rigoroso maestro Shammai, chiedendo di imparare tutta la Torah mentre sta in piedi su un piede solo. Sconvolto dalla richiesta, Shammai cacciò via l'uomo. L'uomo si avvicinò ad Hillel con la stessa domanda. Hillel gentilmente rispose: «Ciò che è odioso a te, non farlo al tuo prossimo. Questa è tutta la Torah. Il resto è commento. Andate e studiate». Nostro pasuk è il seguente. Questi sono i nomi dei figli di Levi: Gershon, Kehat e Merari. La domanda è: perché la parola Shemot, nomi, è scritta solo per i figli di Levi, mentre per tutti gli altri la Torah scrive semplicemente i figli di sono? La risposta: con l'eccezione della tribù di Levi, i figli di tutte le tribù sono stati ridotti in schiavitù in Egitto. Levi ha ritenuto che, anche se i suoi figli non sono stati ridotti in schiavitù personalmente, dovevano partecipare in qualche modo, ricordare e sentire le sofferenze dei propri fratelli. Pertanto ha chiamato i suoi figli in un modo che gli ricordi l'esilio. Il nome Gershon significa che gli ebrei erano stranieri in una terra che non era la loro. Il nome Kehat significa che i loro denti si scurirono dalle difficoltà sopportate. Il nome Merari significa che gli egiziani amareggiarono la loro vita. Dobbiamo sempre cercare di essere come il grande saggio della Torah Hillel, umile, paziente e rispettoso degli altri. Dovremmo tenere a mente gli altri, soprattutto nei momenti in cui essi possono essere affetti o stanno passando un momento di disagio. Ciò che è odioso a te, non farlo al tuo prossimo. Questo è tutta la Torah. Il resto è commento. Andate e studiate. Shabbat Shalom.